Domenica 28 giugno 2015, il cartodromo di Pomposa, in provincia di Ferrara, ha fatto da cornice alla terza tappa del girone nord dei Trofei Malossi. Quattro le categorie in pista per due doppie manche ricche di colpi di scena. Cominciamo con Scootermatic Extreme Italia e Scootermatic delle regioni. Nelle qualifiche del mattino, a piazzare il miglior tempo è Bart Klaasen. L'olandese si mette dietro Ferragutti e Montagna. In seconda fila troviamo l'Extreme Alex Ugrin e i più veloci delle regioni, Claudio Chesi e Nicolas Serafini. Marchi, Bernardelli e Capraro completano la griglia. Parte gara 1 e mentre Klaasen mantiene la testa, Montagna passa Ferraguti. Il battistrada nella foga di scappare prende subito un'imbarcata, ma è bravo a rimanere in piedi e pure al comando. I quattro Extreme scavano presto un solco sugli inseguitori del Regioni. Questi sono capitanati da Chesi, Marchi e Bernardelli. Prima di metà gara, Ferro scavalca Montagna. Klaasen sta infatti allungando e non vuole farselo sfuggire visto che Montagna non sembra riuscire a tenerne il passo. In realtà riprenderlo appare cosa ardua, tanto che poco dopo anche il numero 33 prende un'imbarcata e viene scavalcato di nuovo dal portacolori NA Racing. I due praticamente si ostacolano per tutta la corsa, favorendo la fuga del leader, il quale invece di amministrare, visto il calo prestazionale delle gomme, cade a 5 tornate dal termine. Montagna eredita così la prima posizione con Ferraguti che sembra accontentarsi del secondo gradino del podio. Nel Regioni, Chesi continua a comandare grazie alla quarta piazza assoluta, mentre Bernardelli ha scavalcato Marchi e con queste posizioni cala il sipario su gara 1. Sullo schieramento della seconda manche manca Nicolas Serafini, problemi al telaio del suo mezzo e allo spegnimento del semaforo non ci sono cambi di posizione. La bagarre è comunque alle stelle e a farne le spese è Bernardelli, che è costretto al ritiro dopo poche curve. Davanti si ripropone la serratissima lotta di gara 1 e stavolta Klaasen fa fatica ad andare via. L'olandese anzi è braccato da Ferraguti e Montagna, che gli sono letteralmente incollati alla gomma posteriore. Marchi intanto ha preso il comando nel Regioni, ma Chesi lo passa dopo averlo studiato per una manciata di tornate. Davanti nel frattempo Ferraguti ha avuto la meglio su Klaasen, che ancora in crisi di gomme cede anche agli attacchi di Montagna. Il veterano inizialmente non sembra in grado di impensierire l'Aerox numero 33, ma più passano i giri e più aumenta la pressione sul battistrada. Scooterman vuole il bottino pieno nella Scootermatic Extreme e a due giri dal termine infatti si mette a comandare, vincendo in volata su Ferraguti. Klaasen è terzo, mentre Chesi mette a segno doppietta nella Scootermatic Regioni, ipotecando il titolo 2015. Devo lavorare, impegnarmi come ho fatto oggi, anche se penso che a Vallelunga sarà un po' più difficile. Non è stato facile nemmeno oggi, però tutto sommato i due primi li abbiamo fatti. Problemi grossi non ne abbiamo, penso che per Vallelunga ci siano già dei presupposti per fare bene. È stato un fine settimana caldo, molto faticoso, però abbiamo lavorato bene e abbiamo vinto. La seconda gara della giornata ha visto scendere in pista i piloti della Scootermatic e Super Scooter Replica. In pole troviamo Luca Montagna, con Giberti e Carmine Napodano a completare la prima fila. Alle loro spalle ci sono Raffaele Di Bona e Giuseppe Napodano, che sostituiscono rispettivamente l'infortunato Morselli e Pagnoni. Il detentore del titolo, Alessio Simonetti, chiude la seconda fila. Al via di gara 1, il poleman scatta bene mentre Giberti si fa impennare lo scooter, creando un po' di scompiglio a centropista. Comunque, tutto fila lì alla prima curva. Dopo qualche tornata in cui il trenino è abbastanza compatto, si delinea il podio virtuale. Montagna, Giberti e Carmine Napodano scappano via. Giuseppe Napodano invece guida nella Super Scooter, precedendo Para e Simonetti, e i tre sono in lotta con gli Zip di Di Bona, Guidi e Brando Vardi. Passa qualche giro, Montagna e Giberti si scrollano di dosso Carmine Napodano e quando mancano solo due tornate al termine, il numero 31 passa a comandare. L'alfiere del team NR Racing non riesce a rispondere e sotto la bandiera a scacchi Giberti vince su Montagna e Carmine Napodano. Giuseppe Napodano invece, con la quinta piazza assoluta, si aggiudica la classifica Super Scooter. La seconda manche vede ancora l'ottimo spunto del poleman, che nei primi due giri mantiene la testa della corsa. Alle sue spalle stavolta c'è Carmine Napodano, con Giberti subito dietro. Il terzetto è di nuovo in lotta. Napodano passa al comando al terzo giro e poco dopo Giberti centra Montagna in staccata. Il primo è costretto al ritiro, mentre Montagna riesce a ripartire in settima posizione. Nel frattempo, Giuseppe Napodano continua a guidare nella Super Scooter, seguito da Simonetti e Para. Le sorprese non sono ancora finite. Carmine Napodano sembra avere la gara in pugno, ma quando mancano 5 tornate al termine, un problema tecnico lo mette KO.
Il pilota del team Ferraguti deve ritirarsi e a comandare adesso è Raffaele Di Bona, che con una gara oculata si ritrova meritatamente davanti a tutti. Intanto Montagna è risalito fino alla seconda piazza, mentre Giuseppe Napodano, che guida sempre nei super scooter, è terzo assoluto. Con questa classifica si arriva fino al traguardo, vince Di Bona e il secondo posto consente a Montagna di far sua la tappa di Pomposa della Scootermatic Replica. Nella super scooter, doppietta per Giuseppe Napodano all'esordio nella categoria. È stata una gara molto faticosa, nonostante che Giberti mi ha falciato, ma tutto ok, io sono riuscito a vincere la gara assoluta. Ma sicuramente non me lo sarei mai aspettato il risultato così e sono contentissimo e voglio ringraziare Andrea Pagnoni che mi ha dato la possibilità di fare questa gara, perché lui si è fatto male. E intanto gli faccio anche in bocca al lupo per il rientro. Ringrazio tutti, ringrazio mio fratello che mi ha seguito e mi ha sostenuto. E che dire, mi sono divertito e non è detto che non mi vedete più, quindi c'è caso che non sia l'ultima volta, dai, via.